Buonasera, bentornati, bentornati ai webinar di karate firmati Filcam. Rieccoci qui con un nostro nuovo appuntamento e lo faremo, passeremo un pomeriggio in compagnia di altri due campioni. Io sono Emanuele Sgroi, social media manager per la Filcam e ancora una volta ci tengo a fare dei ringraziamenti. Ringrazio ancora il settore federale di karate e ringrazio il gruppo sportivo della Polizia di Stato. Andiamo subito a presentare gli ospiti di questo webinar. Lui è un atleta, un ex atleta che ha ottenuto grandissimi risultati sia in campo nazionale che in campo internazionale. E le soddisfazioni non sono mancate neanche quando è diventato un allenatore della nazionale italiana senior. Benvenuto Cristian Verrecchia. Ciao Cristian. Buonasera, buonasera, grazie Buonasera. Come Emanuele. Buonasera a tutti. va? Molto, molto bene, siamo contenti di essere qua. Grazie alla federazione ci ha dato modo di partecipare a questo webinar e come hai sottolineato te, ringrazio anche la Polizia di Stato che ci ha dato l'autorizzazione a partecipare a questo evento online. Perfetto, ringraziamo anche tutti gli utenti che come al solito si stanno connettendo per passare un pomeriggio assieme a noi. E adesso io andrei a presentare il karateka, l'atleta, e lo Direi di facciamo sì. attraverso delle immagini. Prego. Benvenuto Luca Maresca. Ciao Buonasera. Luca. Come va? Buonasera a tutti gli utenti connessi, un piacere essere qui. Tutto Allora, siamo pronti per questo webinar che bene, abbiamo tutto intitolato bene. A casa di Luca, giusto? Mi avvicino. In questo periodo ci accontentiamo un po' di quello che possiamo fare a casa, abbiamo adibito un po' il mio terrazzo come dojo per provare a fare questa video lezione sperando di far divertire gli utenti con me. Perfetto, allora io lascerei, diciamo, la parola a voi. Io ci tengo a dire che per manifestare apprezzamento per questi webinar vi chiedo di lasciare un like al video, sia che voi lo stiate guardando su Facebook o su YouTube, e vi informo che ci sarà una fase finale dopo il webinar in cui il nostro coach e il nostro atleta risponderanno alle vostre domande in diretta. Quindi, buon lavoro, credo che la connessione sia abbastanza stabile per proseguire. Ok, allora buon lavoro. A dopo. Grazie. Allora, Luca, iniziamo prima di tutto il nostro appuntamento col rituale saluto, anche se non siamo in un vero e proprio dojo, però dove riusciamo a praticare lo è pur sempre. Vai. Ok, allora, fase di scaldamento. Iniziamo la nostra lezione con la classica fase di riscaldamento. Quello che vi proporremo stasera non è altro che uno degli allenamenti affrontati in questo periodo di distacco tra me e Luca, che ormai è
da 3 mesi che non vedo e le nostre interazioni, i nostri allenamenti sono tramite web, come la maggior parte di voi. Cercheremo di proporre degli esercizi compatibilmente con lo spazio che abbiamo a disposizione e per andare incontro anche alle esigenze di chi ci sta seguendo da casa e sta provando a seguire il nostro allenamento. Per cui avremo un range di lavoro ristretto e cercheremo di soddisfare le esigenze di tutti. Inizia adesso Luca con la fase di attivazione e riscaldamento e poi andremo a spiegare quello che è il lavoro che affronteremo più tardi. Ok, iniziamo con le andature avanti e indietro, in questo modo. In avanti la crociata con il braccio davanti e il braccio giù, facendo due o tre passi in avanti in base al vostro spazio che avete, 2 o 3 passi indietro. Questa è l'attivazione classica che diciamo abbiamo noi in nazionale tutti i giorni in qualsiasi tipo di allenamento. Ancora in andature però caricando il ginocchio al petto e con la torsione del busto. La stessa cosa facciamo andando indietro caricando il ginocchio avanti, cercando di fare una torsione del busto. Sempre con la torsione del busto la facciamo questo, verso l'esterno, verso la gamba esterna. Ancora, in questo modo, con le braccia su. Cerchiamo di tenere stabilità in avanti, braccia avanti, dietro, ginocchio al petto. Ok, salteniamo un po' sul posto. Ok, precisiamo Luca che anche in questa fase è opportuno mantenere la linearità degli appoggi e la posizione corretta dei piedi, anche se siamo in una fase di attivazione, iniziamo a entrare nell'ottica di quello che deve essere il transfert nella tecnica. Soprattutto controllare tutti i movimenti con l'addome e cercare di stare sempre in assetto e con il baricentro abbastanza basso. Continuiamo, saltelliamo un po', aumentiamo un po' la temperatura. Braccia in avanti, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, indietro, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Skip alternato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, laterale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, sistemiamo un po'. Proviamo movimenti in guardia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, l'altra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ciao, cambio, gli occhi al petto e cambio guardia. Gli occhi al petto, cambio guardia e spingo avanti col braccio, accendo i zaini. Hop. Hop. Per riscaldamento, eh? Ok, Luca, Ok, quando ti stop. senti abbastanza caldo, possiamo iniziare con la routine di allungamento. Facciamo la routine di allungamento, la nostra classica routine, soprattutto per la parte inferiori, gambe, quadricipiti, bicipiti femorali, caviglie. Seguite, cercate di seguire i miei movimenti. Anzi, metto così, forse mi vedete meglio.
seduti appoggiati con i glutei sui talloni, stendo le gambe dietro e cerco di staccare i glutei dai talloni in modo da stirare i quadricipiti. Cambio, stendo la gamba dietro e allungo questa parte qua, l'opposto asse, stando dritto con il busto, facendo in modo di sentire che allunga questa parte. Oggi facciamo questo lavoro, forse lo faremo un paio di volte, ma questa è una seduta di stretching che noi facciamo durante l'allenamento in qualsiasi momento di recupero, varie volte, durante anche 7-8 volte durante l'allenamento. Sono esercizi, diciamo, di stretching base per quello che noi andiamo a fare come nostro sport da combattimento. Avanti, allungo il bicipite femorale e scendo giù. Devo sentire allungare la parte dietro. Andiamo a allungare tutti quei muscoli che poi probabilmente useremo per il nostro allenamento. Sì, appunto, nella seduta d'allenamento che vi proporremo ci sarà una parte legata agli arti inferiori e una parte legata agli arti superiori e inferiori, per cui è opportuno riscaldare e allungare bene tutte le componenti coinvolte in maniera tale da poter svolgere l'allenamento in tranquillità. E il cambio, l'altra gamba stessa avanti. E scendiamo in avanti. Ok, cambio. Ultimo. Prendiamo un pilastro, un muro o un compagno, ci appoggiamo e stiriamo le caviglie, i tricipiti surali e i polpacci. Prima, in una posizione stretta dove andiamo a stirare proprio la caviglia, in questo caso ora la mia destra, caviglia destra, in una posizione stretta, sentiamo la caviglia allungarsi, poi allunghiamo in questo modo il polpaccio, più verso il polpaccio, cercando di stare dritti col bacino e dritti col busto, appoggiandomi solo con le braccia al pilastro. Cambio, altra. Cambio. Ok. Siamo con le gambe qui, okay. Io penso che sei pronto. Sei pronto? Avanzato. Ok, sì, perfetto. Sì. Allora, la prima parte che andremo a dimostrarvi è legata all'equilibrio, in particolare l'equilibrio monopodalico sull'utilizzo degli arti inferiori, per cui i calci. Durante questo periodo di allontanamento, diciamo, di lavoro presso le mura domestiche, abbiamo cercato di lavorare prevalentemente sulla mobilità articolare, sull'equilibrio e sulla pulizia tecnica, d'intesa con gli altri tecnici della nazionale sotto la supervisione del professore Pierluigi Aschieri. Abbiamo cercato di dare l'accento ad alcuni aspetti che trattiamo abitualmente tutto l'anno, ma in prossimità delle gare vengono curati un po' meno. Essendo un periodo questo in cui le gare non sono estremamente vicine, ci siamo potuti dedicare del tempo per migliorare quelli che erano degli aspetti che curavamo o meno. In particolare Luca è un atleta che usa molto le gambe, per cui ha necessità di mantenere costante la sua mobilità articolare, per cui lavorarci quotidianamente, e di conseguenza la mobilità articolare ne giova sicuramente l'equilibrio, che deve essere costante lungo tutto il calcio, per cui un equilibrio prima, durante e dopo aver effettuato la tecnica di gambe. Adesso vediamo degli esercizi fatti da Luca con il raccoglimento di una gamba verso il petto, per cui in equilibrio monopodalico, e dal momento in cui caricherà il ginocchio effettuerà 4 extra rotazioni della gamba d'appoggio, controllando la posizione sempre
la stabilità prima di andare a effettuare quella successiva. Ricordiamo che concorrono al mantenimento dell'equilibrio, in questo caso sicuramente la posizione della testa, la posizione degli arti superiori che devono essere solidali al corpo, l'addome e non ultima la gamba d'appoggio che deve essere leggermente piegata per garantire il corretto equilibrio. Teniamo presente che la condizione domestica, non avendo a disposizione un tatami, dà una risposta completamente diversa, la propriocettività dei piedi, ok? Se vuoi... Ci siamo resi conto in questi giorni, dove alcuni atleti sono rientrati in sede, che la risposta che dà il tatami, sicuramente più morbido e meno stabile, è sicuramente diversa rispetto ai lavori che facevano a casa chi sull'asfalto in un cortile, piuttosto che all'interno di uno spazio in casa. Qui riproviamo Luca, vai tranquillo, carica 4 extra rotazioni, controllando l'equilibrio in tutte le fasi. Mi raccomando, posso tenere conto addome e testa. Addome sempre controllato e testa dritta. Se solo proviamo ad andare indietro con la testa, essendo la testa solitamente una parte molto pesante del nostro corpo, ci sbilancia. Quindi addome, testa, sguardo verso il nostro obiettivo e cerchiamo di tenere con l'addome controllato, gamba di sotto piegata, semiflessa, non tesa, se no non abbiamo equilibrio. E appena vogliamo fare l'extra rotazione, quello che deve partire tutto dal piede di sotto, girare e rotare. Okay, ricordiamo anche la respirazione importante, non lavorate in apnea durante queste fasi, perché ogni particolare potrebbe andare a inficiare l'equilibrio. Orientate bene il ginocchio nella direzione del vostro avversario, anche perché sarà il tema della parte successiva. Adesso, dopo ogni extra rotazione, Luca, iniziamo a stendere una volta Mawashi e una volta Ura, e poi richiudi, per cui l'extra rotazione sarà una sola e contestualmente realizzerai Mawashi e Ura. Sicuramente stiamo aumentando il livello di difficoltà, però è importante sentire il proprio corpo in ogni fase della tecnica, per cui è fondamentale mantenere l'equilibrio costante, perché, come ci ricordano di frequente i nostri ufficiali di gara, dall'equilibrio sull'uso di un calcio ne consegue lo zanshin corretto, e i nostri ufficiali di gara ci ricordano spesso che per l'assegnazione di un ippon è necessario che ci sia zanshin iniziale, durante la tecnica e finale soprattutto. Per cui sarebbe un peccato vedere un calcio a bersaglio che non viene assegnato, perché l'atleta che ha portato il calcio perde l'equilibrio e rovina a terra. Ok, come va Luca? Vuoi proseguire? Sì. Ok, allora adesso sull'extra rotazione, sulla prima, aumentiamo un attimino il livello di difficoltà. Ricordo in questa fase di fare attenzione a chi sta lavorando a casa, chi si sta allenando con noi, di eseguire gli esercizi compatibilmente allo spazio che avete a disposizione, da non trascurare anche la superficie su cui vi state allenando. Per cui fate bene attenzione a, adesso noi proporremo esempio 2 step in avanti, perché Luca ha spazio in profondità da utilizzare. Se non avete abbastanza spazio, fate uno step soltanto. Attenzione anche a modulare la velocità con cui vi allenate, perché è sempre in relazione al vostro livello di preparazione e alle condizioni che avete all'interno del vostro ambiente in questo momento. Per cui Luca, carichiamo il ginocchio frontale, extra rotazione, Mawashi, 2 step avanti, Ura, torni indietro,
chiudi e rientri in assetto. Mi raccomando, l'attenzione anche nella fase di rientro in assetto, la postura dei piedi che sia corretta, i piedi siano perfettamente allineati per l'eventuale prosecuzione della tecnica, e da qui si evince anche la condizione d'equilibrio in fase finale. Ok, vedete che siamo partiti da una condizione di appoggio monopodalico statico, adesso stiamo proponendo dei movimenti in avanti e indietro per verificare se con un minimo dinamismo l'equilibrio rimane costante. È importante che il vostro corpo, il vostro baricentro sia sempre perfettamente allineato. Luca prima parlava della posizione della testa, è fondamentale tenerla costantemente dritta, e da qui si evince la necessità di lavorare sulla mobilità articolare, altrimenti rischiereste di dover compensare col busto se la vostra mobilità articolare non è abbastanza allenata. Adesso Luca, cerchiamo di fare uno step ulteriore in avanti, riproponiamo lo stesso esercizio con Mawashi e Ura tornando indietro e poi abbiniamo degli step laterali. Per cui carico il ginocchio, extra rotazione Mawashi, Ura Mawashi, rientro, vado verso il mio esterno con uno step e faccio Mawashi, vado verso il mio interno e faccio Ura. Ripetiamo 6 volte l'esercizio e poi allunghiamo un attimino le gambe prima di passare allo step successivo. Rientro, esterno Mawashi, interno Ura. Vedete come Luca mantiene sempre solidali al corpo le braccia, che contribuiscono al mantenimento dell'equilibrio, seppur non siano interessate direttamente alla tecnica, ma concorrono direttamente alla pulizia tecnica. Ok, vuoi allungare un attimo Luca? Sì. Perfetto. Sempre la classica routine. Cerchiamo di stare bene dritti sulle posizioni anche in fase di allungamento. Il lavoro che stiamo facendo adesso sull'uso degli arti inferiori, per cui legati all'equilibrio, lo ritroveremo dopo nel lavoro successivo, nella proposta tecnico-tattica che vi faremo dopo. Ripeto, è una proposta legata a quelle che sono le caratteristiche e il presupposto tattico che vi faremo dopo. Sicuramente è un lavoro che potrebbe essere utile a seconda del vostro livello, non necessariamente per un livello come quello di Luca di carattere internazionale. Ricordo che è importante, parlando di livelli internazionali, è importante mantenere il corretto equilibrio anche in fase di rientro in assetto dopo il calcio, perché succede più di una volta, è successo più di una volta, che successivamente al calcio portato dal nostro atleta l'avversario risponda. E laddove c'è la possibilità di chiedere la video review, se il nostro atleta non è sceso in maniera corretta ed ha difeso la risposta dell'altro, possono essere assegnati ad entrambi i punti. Per cui sarebbe assurdo portare un calcio a segno, rientrare in maniera scomposta e subirne un altro. In quel caso il nostro avversario potrebbe, laddove il suo coach dovesse fare richiesta della video review, ricevere l'assegnazione di un ippon nella stessa maniera. Per cui è importante mantenere il controllo dell'equilibrio per un'eventuale difesa anche in fase di rientro in assetto, cosa che abbiamo visto fare da Luca in maniera corretta.
Luca, ripetiamo la routine di prima e dopo l'uramavashi finale. Vai. Allora, extra rotazione mawashi, due step avanti, ura. Ritorniamo indietro, esterno mawashi, interno ura. E a questo punto simuliamo uno sottogari, una proiezione, mantenendo sempre costante l'equilibrio, cercando di rimanere con la gamba sollevata. Perché abbiamo ritenuto opportuno parlare di equilibrio anche in relazione all'esecuzione e alla proiezione? Che se non sono stabile io sulla mia gamba d'appoggio, non riesco ad imprimere forza nella tecnica sul mio avversario. Non riesco, comunque, non posso pretendere di destabilizzare il mio avversario se io per primo non sono stabile. Per cui abbiamo inserito questa proposta tecnica in una routine che riguarda l'utilizzo degli arti inferiori, ma se parliamo di proiezione. Anche la tecnica di proiezione prevede l'utilizzo degli arti inferiori. Rientro bene in assetto, proviamo 6 volte, Luca, e poi passiamo alla fase successiva. Portando su lo sottogari, tenere in considerazione anche il braccio avanti che fa movimento a incrociare con la gamba. Con la gamba porto via il piede davanti, col braccio magari sulla spalla lo porto giù. Ricordiamo che per quanto riguarda noi le proiezioni devono essere effettuate con l'uso di una mano soltanto, per cui anche nel lavoro propedeutico cerchiamo di iniziare a condizionare l'atleta con l'utilizzo di un braccio solo, in questo caso il braccio anteriore. Perfetto. Ottimo. Ok. Come va Luca? Passiamo alla fase successiva? Devi aggiungere qualcos'altro? No, semplicemente se abbiamo, dopo lo sottogari, abbiamo cercato di rimanere in assetto, cioè di rimanere in equilibrio, solo per allenare di più ancora, per aumentare la difficoltà su un esercizio di equilibrio, perché stiamo lavorando su questo. Però sullo sottogari, dopo l'uomo lascio il sottogari, lo metto giù e vado a chiudere. Questo era, volevo precisare questo particolare. Ok, facciamo un'esecuzione con la chiusura a terra dello sottogari. Dai. Ok, se avete notato il particolare, Luca con una mano effettua la proiezione e con l'altra libera contestualmente va a chiudere. Ricordiamo che anche in questa fase di chiusura di una proiezione è opportuno mantenere un equilibrio corretto e una giusta postura, giusto zanshin, perché altrimenti, oltre ad essere importante, anzi fondamentale per la sedazione dell'ippon, che la chiusura sia contestuale alla proiezione, per cui immediatamente successiva. Dimmi Luca. Quando andiamo a chiudere, scendiamo sulle gambe, ma non di busto, così ci abbassiamo sulle gambe e andiamo a colpire il nostro avversario, no? Questo movimento che capita a volte nella fretta di fare, andare a rincorrere l'avversario, ma da qua, dopo la proiezione, mi basso sulle gambe e chiudo. Ok, è importante, come diciamo prima, che la chiusura sia immediatamente successiva alla proiezione e l'aspetto che ha trattato Luca adesso della postura del corpo è fondamentale per mantenere l'equilibrio
anche in questa fase e soprattutto per impedire che il nostro avversario, una volta proiettato come forma di difesa, non possa aggrapparsi al nostro karateji o al nostro collo per impedirci di chiudere l'azione. Qui è fondamentale anche in questo frangente il corretto posizionamento del corpo in relazione al nostro equilibrio. Ok, Luca, iniziamo a fare una parte un po' più dinamica. Allora, la proposta tecnico-tattica che vi facciamo è in relazione a un ipotetico avversario che si trova con le spalle su un angolo sulla linea del jogai, per cui il nostro atleta Luca ha effettuato un pressing efficace, ha portato l'avversario in un punto dove dovrà spostarsi, avrà delle varie opportunità. Adesso andiamo ad analizzare solo la fase in cui il nostro avversario si sposta a destra o a sinistra di Luca. Poi vi preciso perché parliamo di destra o sinistra in relazione alla postura di Luca. Qui adesso parliamo degli arti superiori, iniziamo a lavorare con un leggero surplus e inizi prima a chiudere alla tua sinistra. Ok, e poi alla tua destra. Cos'è fondamentale in questa fase? Che dal momento in cui noi vediamo lo spostamento del nostro avversario, ok, vai prima a destra adesso e poi a sinistra, dal momento in cui noi vediamo lo spostamento del nostro avversario, la postura e i piedi di Luca seguono e si dirigano perfettamente in direzione del movimento del nostro avversario. Teniamo presente che se il nostro avversario si sposta perché l'abbiamo portato noi a spostarsi, o perché ha deciso di spostarsi autonomamente, è in una fase di potenziale vulnerabilità, perché uno spostamento sicuramente mentre si sposta non può ripartire. Se riesce, riuscirà a difendersi. Per cui cerchiamo di lavorare a destra o a sinistra, indipendentemente dalla guardia, perché è opportuno che al di là del livello che avete di preparazione, che il vostro bagaglio tecnico comprenda tecniche sia con la guardia destra che con la guardia sinistra. Cosa significa? Che per essere un atleta di fascia di top level, diciamo di fascia elevata, è opportuno che si lavori con entrambe le guardie. Questa soluzione, nel caso di Luca, è un atleta che da anni lavora sia con la guardia sinistra che con la guardia destra, ci ha dato in alcuni incontri molto difficili l'opportunità tatticamente di cambiare i nostri schemi e magari in alcune, anzi, magari in alcune situazioni disorientare l'avversario che si era preparato su altri schemi. Qui è importante che anche chi ci sta seguendo da casa, seppure piccolo, impari a lavorare con la stessa minuzia, tecnica sia con la guardia destra che con la guardia sinistra. Riproviamo sempre sugli spostamenti. Allora, sull'1 vai a destra, Luca. 1. Sul 2 vado a sinistra. Orientiamo bene prima il piede davanti e poi partiamo. 2. Ok. 1. 1. 2. Ok. Diciamo che gli arti superiori ci lasciano spazio a meno soluzioni. Abbiamo il Kizami, il Jaku e l'Uramawashi, potremmo andare in Oikomi Jaku, diciamo che vanno provate tutte le possibili soluzioni, perché il nostro cervello memorizza e al momento giusto, se le ripetizioni sono state sufficientemente numerose da poter automatizzare il gesto senza pensare alla tecnica a parte, perché è fondamentale che una tecnica non venga pensata. È il nostro cervello che analizza e la lascia partire. Vai di nuovo con un po' di surplus, Luca, alterni destra e sinistra. Volevo dire aggiungere una cosa. È importante assimilare avere questo gesto tecnico e sul movimento andare a chiudere la strada al mio avversario e colpirlo. Quindi avere questa azione assimilata che poi ad alti livelli diventa a un certo punto anche istintivo, però è importante perché una volta che ho completato un pressing, il nostro avversario si trova in una fase di svantaggio, un momento diciamo
di scoperto in cui si deve spostare. Nel momento di spostamento comunque è meno, sicuramente è un po' più vulnerabile, e quindi è lì magari il momento dove dobbiamo andare a chiudere e a colpire. Quindi rispetto a quando siamo due fermi in linea, magari il nostro avversario è pronto. Invece se lo troviamo che si sta spostando e lo vado a chiudere subito, è un momento di vulnerabilità. Agri. Cristiano. Sì, scusami, avevo il microfono disattivato. Riprendi con un leggero surplus e alterni destra o sinistra indipendentemente dalla guardia che hai davanti. Sempre 1-2. Sì. 1-2-2-1. 1-2. Ok. Ho cercato di stimolare Luca, non avendo la possibilità di lavorare con uno sparring partner, dato il distanziamento sociale a cui siamo soggetti in questo periodo, di dare degli stimoli di carattere sonoro a Luca con una numerazione che poi andremo a ripetere anche con gli arti inferiori successivamente. Adesso vediamo che, sempre con lo stesso concetto, lavorando principalmente con le posture, quello che a cui ha fatto riferimento Luca è importante: automatizzate il movimento dei piedi dal momento in cui percepite lo spostamento del vostro avversario. È evidente che l'avversario potrebbe assimilare uno spostamento ad una finta, per cui fintare da una parte e andare dall'altra. In questo caso dobbiamo essere rapidi e aver lavorato anche sui cambi di direzione, mantenendo sempre la corretta postura dei piedi. È importante che anche la velocità d'esecuzione in questo momento sia compatibile con il mantenimento della vostra pulizia tecnica. Non accelerate se accelerando perdete la buona forma. Vuol dire che dovete ancora lavorare sulla qualità. Il nostro direttore tecnico, professore Pierluigi Aschieri, ripete sempre: prima la qualità e poi quantità della qualità. È importante che lavoriamo principalmente sulla qualità. Vai Luca, adesso lavoriamo sempre partendo su uno spostamento a destra con gli arti inferiori, per cui chiudi a destra con le gambe o chiudi a sinistra liberamente e autonomamente. Ok, abbiamo visto che la parte precedente, la fase precedente legata all'equilibrio e al dinamismo in appoggio monopodalico, ce la ritroviamo anche in questa fase. È importante che immaginiamo Luca su uno stimolo di uno spostamento su un lato, carica da una parte, dopo deve modulare il suo calcio dall'altra. È importante mantenere il corretto equilibrio, è importante avere la possibilità di modulare anche la spinta, seppur abbiamo un appoggio monopodalico. Abbiamo già caricato il ginocchio in una direzione, è importante modulare, saper modulare la direzione del ginocchio per portare un calcio in una direzione diversa. È fondamentale, soprattutto sull'uso degli arti inferiori, mantenere costante l'equilibrio, perché non possiamo portare un calcio e poi erroneamente gravare e cadere in avanti e finire in jogai. L'auspicio è che, oltre all'assegnazione del punto, che in jogai ci vada il nostro avversario, non noi, perché non abbiamo mantenuto costante il nostro equilibrio. Per cui è importante che successivamente all'uso degli arti inferiori ci sia un corretto rientro in assetto, anche perché non è detto che la tecnica di gambe sia definitiva. Potrei tirare un calcio e poi proseguire con gli arti superiori. Adesso appunto, Luca, vediamo, in relazione allo spostamento a destra e a sinistra, l'uso degli arti sempre dei calci, per cui sull'1 calcerai a destra, e scusami, sul 3 calcerai a destra e sul 4 calcerai a sinistra.
ok? 4, 3, 3, 4, 4, 3, 3, ok, recupera un attimo. Se hai necessità di bere, bevi, Luca. Non posso. Ok. Allora, la sensazione sugli spostamenti, Luca. Sensazione sugli spostamenti? Sì. Guarda, sono partito in una parte iniziale un po' più lenta per assimilare bene un po' il segnale dei numeri e le tecniche da cercare da provare. Quando poi ho trovato la mia stabilità con la concentrazione e con il mio assetto, il baricentro, i piedi, gli appoggi dei piedi, ho anche aumentato un po' la velocità. E diciamo è quello che bisogna fare sempre, partire sempre dalla velocità un po' più lenta, cercare di mettere a posto tutti i fattori e poi aumentare la velocità. Ecco, hai toccato un aspetto fondamentale, hai abbassato il baricentro, hai abbassato l'assetto. È importante che la postura sia sempre funzionale a quello che dobbiamo andare a fare. Non possiamo rimanere alti, perché la risposta allo stimolo del nostro avversario sarà sicuramente ritardata se il nostro baricentro è alto. Dobbiamo avere sempre un baricentro neutro che ci possa permettere di rispondere con gli arti superiori o con gli arti inferiori nella stessa maniera e sempre in maniera reattiva. Cosa abbiamo detto inizialmente a questo lavoro? Che non è detto che il nostro avversario, una volta portato con le spalle all'angolo o le spalle alla linea del jogai, decida necessariamente di spostarsi. Potrebbe anche partire con una tecnica, perché indipendentemente dalla situazione potrebbe anche decidere di partire. Allora, standardizziamo che il nostro avversario parta con una delle tecniche più immediate e tra virgolette anche più pericolose, col Kizamezuki, per cui oltre a essere pronti allo spostamento, all'ipotetico spostamento del nostro avversario, dobbiamo essere pronti a un ipotetico attacco del nostro avversario, per cui laddove dovesse partire con un Kizamezuki, il nostro atleta deciderà se parare, schivare o assorbire con una tecnica di calcio, laddove riuscisse a leggerlo con un discreto anticipo. Per cui adesso abbineremo con il comando 5 l'ipotetico attacco del nostro avversario, dove Luca parerà con l'arto avanzato, cercherà di schivare oppure di schivare col busto l'azione del nostro avversario, o assorbirà col corpo l'attacco dell'avversario e contestualmente porterà una tecnica di calcio. Allora Luca, ci muoviamo, ti do gli stimoli sonori, per cui riepilogando: se ti dico 1 vai a destra con le braccia, se ti dico 2 vai a sinistra con le braccia, se ti dico 3 vai a destra con le gambe, se ti dico 4 vai a sinistra con le gambe. Okay. Ogni tanto interagirò con il 5 che corrisponde all'attacco del tuo avversario. Chiaro Luca? Spero ci riusciate a seguire da casa, stiamo cercando di andare avanti con la progressione didattica in maniera tale da poter rendere fruibile l'allenamento a tutti, anche ai più piccoli che presumibilmente ci seguono da casa. Ok, aspettiamo lo stimolo sonoro con un leggero surplus. Vai. Aspetta, dimmi. Ho messo i guantini che così sono... Sei più visibile, ok. Lo dovevamo forse precisare all'inizio, Luca, non gli ho fatto mettere le protezioni non avendo la necessità di combattere di scambiare con un avversario. In questo caso potrebbe essere funzionale a livello visivo per vedere
perfettamente dove vanno a finire gli attacchi. Ricordiamo che è importante, scusa Luca un attimo, è importante controllare anche in questa fase le nostre tecniche, perché un calcio portato a fine corsa, proprio perché non ho davanti un avversario o un bersaglio, potrebbe essere dannoso per le vostre articolazioni. Per cui mantenete sempre il controllo del vostro gesto tecnico, sia esso un pugno o un calcio. Non mandate a fine corsa le tecniche, perché sicuramente ne va a risentire l'equilibrio, ma potrebbe essere a causa di un infortunio. Ok? Dai, partiamo, Luca. Uno, tre, due, quattro, cinque. Uno, due, tre, cinque, cinque, uno, cinque, due. Cinque, quattro. Ok, recupero un attimo. Allora, stiamo cercando di mantenere una velocità relativamente bassa in relazione anche alla pavimentazione su cui si sta allenando Luca. La preghiera che vi faccio è che anche voi fate lo stesso a casa, anche perché aumentando la velocità rischieremo di scivolare, a meno che non ci sia qualcuno che ha la fortuna di lavorare sul tatami anche a casa. Adesso aumenteremo la velocità e questa proposta con stimolo sonoro la facciamo su 30 secondi, in maniera tale che Luca mantenga costante per la durata di 30 secondi la lucidità e la risposta ai riflessi, la risposta agli stimoli, scusate. Ci sei Luca? Aumentiamo un attimino la velocità e lavoriamo su 30 secondi. A posto, 2, 4, 3, 1, 1, 3, vai leggermente più indietro, Luca, ok? 1. 5. Tempo. Ok. Allora, quello a cui facevamo riferimento prima, il mantenimento dell'equilibrio anche dopo una tecnica di calcio è importante perché posso avere la necessità di dover doppiare con le braccia, per cui scendere in maniera corretta dopo un calcio mi dà la possibilità di essere propositivo anche con l'uso degli arti superiori. E viceversa, devo avere una postura corretta dopo l'uso dei pugni per poter doppiare con le gambe. In questo caso Luca l'ha fatto in maniera perfetta, adesso lo lasciamo recuperare un attimo, aumentiamo leggermente la velocità e riproponiamo lo stesso lavoro, cercando di variare un po' gli stimoli in maniera tale da rendere l'esercizio un po' più complesso. Come va Luca? Hai recuperato? Sì. Allora sei allenato. Dai, Allora, pronti. Come? con i numeri è buono, tutte le mattine, no, dico agli utenti collegati che ora sei buono con i numeri, tutte le mattine sei un po' più cattivo. Ah, ok. O forse perché di mattina la tua risposta è un po' diversa rispetto a quest'ora del pomeriggio. Ok, pronti? Sempre uguale. Sì, sempre uguale, aumentiamo un attimino. Via, 5, 2, 4, 2, 4, 3, 1,
1, 3, 4. 5. Tempo. Ok. Recuperiamo un attimo. Sull'1, 3, 4 mi volevi sorprendere, Come? Sull'1, 3, 4 mi volevi sorprendere? Invece... Mi hai sorpreso, sei stato abbastanza lucido, ma ripeto, potrebbe essere legato alla fascia oraria. Tu dovresti gareggiare sempre a quest'ora e lavorare sempre a quest'ora in maniera tale da essere sempre lucido. No, diciamo che per la categoria che fai, 67 kg, solitamente ci capita di gareggiare attorno a mezzogiorno nelle Premier League, dove i calendari sono abbastanza schematici. Per cui dobbiamo essere pronti e da qui mi aggancio al lavoro fatto da Savio Loria e Laura Pasqua. La lucidità si matura indipendentemente dall'orario anche in relazione al tipo di attivazione che facciamo in area warm-up prima della gara. Per cui, auguri a Laura, che oggi è il suo compleanno. Tanti auguri a Laura Pasqua per il suo compleanno. E facciamo adesso... Al di là degli stimoli sonori che ti ho dato io, cerchiamo di dare uno stimolo aggiuntivo a chi ci segue da casa. Cerca di mantenere grosso modo i tempi come te li ho dati io. Adesso Luca vi darà uno stimolo visivo, per cui dovrete voi chiudere la traiettoria di spostamento di Luca con delle tecniche a piacere. Potrebbe spostarsi a destra o a sinistra o all'occorrenza a partire di Kizami. Per cui Luca... distanzia bene gli stimoli in maniera tale che chi ha portato la tecnica ha la possibilità di rimettersi in assetto verso la telecamera, ok? Di trovare una soluzione idonea al mio spostamento, nel senso che se voi dallo schermo vedete che io mi sposto alla vostra destra, andate a chiudere da quel lato, cercate di concentrarvi su questa soluzione anche con le braccia. Se si sposta di qua, vado interno, magari ci avete zampe. Cercate di concentrarvi su una soluzione più idonea, anziché aumentare la velocità. Quando abbiamo assimilato le soluzioni e ci vengono automatiche, poi aumentiamo la velocità. Però la cosa principale è trovare la soluzione idonea. Ovviamente se il mio avversario si sposta di qua, non posso tirare un calcio nel lato dove lui sta andando contro, cioè devo andare a chiudere, ok? Dobbiamo cercare di incrociare con le nostre tecniche lo spostamento dell'avversario. Via. Ok Luca, iniziamo a accelerare un po'. Ok, tempo. Ok, abbiamo cercato di soddisfare anche chi è prevalentemente visivo alla ricezione degli stimoli, per cui oltre ai numeri abbiamo trovato una soluzione di carattere visivo con gli stimoli che vi ha dato Luca. Diciamo che noi abbiamo terminato la nostra proposta, diciamo la giornata a casa di Luca, come era stata nominata da Emanuele, e lo chiamiamo se torna con noi per dare spazio alle eventuali domande che avete da farci, da fare a Luca e a me, e per poi chiudere con i saluti. Allora, ci tengo a ringraziarvi per questo webinar. Come avete potuto vedere, tanti utenti hanno commentato con noi, felicissimi di scoprire, diciamo, come si allena un atleta della nazionale, in questo caso Luca Maresca. Ciao Michele Martina, toccherà anche a te venire con noi, ti aspettiamo.
Allora, possiamo iniziare in questa fase a raccogliere delle domande per Christian e per Luca. Eccole qua, sono già arrivate. Ciao Luca, durante un'attivazione pre-gara hai una routine già programmata fatta in allenamento? Oppure ti riscaldi in base alle sensazioni della giornata? E se hai riti scaramantici prima di salire sul tappeto di gara, quali sono? Vai Allora, Luca. è una domanda interessante questa perché abbiamo una fase di attivazione che anche con il nostro preparatore atletico Massimo Montecchiani, lo saluto, facciamo una rottura fiato, la chiamiamo, facciamo più o meno, correggimi se sbaglio, sono 3 minuti di attacchi Un condizionati. po' meno, un po' meno, e poi in relazione alle sensazioni che ci date, cerchiamo di modulare in meno o in più la durata, però solitamente meno di 3 minuti, dovrebbe essere attorno ai 2 minuti e mezzo. Facciamo un lavoro spinto al massimo, cercando di portare il fisico alla massima velocità, alla massima rapidità, in modo tale da arrivare a quel punto di affanno, di stanchezza, già prima di andare a fare il primo combattimento. Tanti ci chiedono, è strano, ma come fate? Cioè, nel senso, perché fate, vi stancate così tanto prima di entrare in gara? In realtà lo facciamo mezz'ora prima del primo incontro, ma poi sappiamo di essere allenati, quindi di poter mantenere una condizione per tutta la gara anche facendo quel tipo di riscaldamento, semplicemente perché ci aiuta ad entrare in gara, a trovare già un fiato già spezzato, quindi partire già come se fosse già un secondo incontro. Questa è la classica nostra attivazione, ovviamente. Dopo una fase di allungamento come abbiamo fatto oggi. Però questa è una parte che noi facciamo in gara quasi sempre. Diciamo Luca che non la improvvisiamo in gara, ci alleniamo anche in palestra a quello che deve essere l'attivazione in area warm-up, per cui simuliamo una giornata di gara e 30 minuti prima del primo incontro andiamo a effettuare questa che è chiamata la rottura fiato. Non è il caso di provarla direttamente in gara perché potreste avere delle reazioni laddove non siate abbastanza allenati, reazioni diverse e magari sensazioni che vi spaventano più che darvi sicurezza. E il rito scaramantico c'è o non c'è? I riti scaramantici ce li diciamo io e Cristian solo in Ah, privato. da bravo campano non rivela, Luca Non Maneschi. rivela. Cosa ne pensi di Steven Da Costa e la finale nell'Open di Parigi del 2020? Penso che è uno degli atleti più forti in questo momento in giro. Però so anche che ci sono stati incontri dove fondamentalmente ci siamo beccati 5 volte, ha vinto 3 volte lui, 2 volte io, una finale l'anno scorso all'Open di Parigi molto dubbia in cui ha vinto lui, ma l'avevo proiettato all'ultimo secondo. È un atleta che mi piace tantissimo, lo stimo tantissimo, è un atleta completo, sicuramente il più forte della categoria, però ogni volta mi piace combattere con lui e credo di potergli tenere testa questo. Ok, prossima domanda. Ciao di Ever Black. Ciao Luca, la tua alimentazione si basa sempre e sottolinea sempre sulla dieta oppure mangi sempre tutto ma regolando la quantità? No, semplicemente forse non regolo la quantità, perché essendo noi atleti ci alleniamo tanto, non è un problema forse di quantità, a meno che non sei sotto gara devi rispettare un peso. Però se tu mangi un piatto di pasta abbondante, una fetta di carne abbondante, fa solo bene per mettere energie che magari avrai consumato in allenamento o consumerai nel prossimo allenamento. Quindi cerco di mangiare in modo pulito, anche se le quantità sono abbastanza grosse. Poi ovviamente se c'è la gara, dopo 10 giorni, cioè, stiamo preparando la gara, quindi bisogna perdere quel chiletto, diminuiscono anche le quantità. Durante questa quarantena come ti sei comportato, Luca, a livello di alimentazione? Sei stato bravo? Diciamo che a casa, avendo una mamma cuoca, una nonna cuoca, non è stato facilissimo.
Però devo dire la verità, sono stato da nutrizionista appena una settimana fa e i risultati sono ottimi, quindi avendo un buon metabolismo, allenandomi tanto, cercando di evitare alcune cosine, ho reagito in modo quasi perfetto, mi è stato detto. Perfetto. Fabrizio Puntin ci chiede: seguite dei protocolli HIIT con l'esecuzione di tecniche? E Christian, ti inviterei a ricordare che cosa rappresenta questa sigla. O Dovrebbe se di essere seguirla, acronimo insomma. di High Intensity Training. Praticamente sono dei protocolli a cui sottopone i nostri atleti il nostro preparatore fisico Massimo Montecchiani. Per cui assolutamente sì, cerchiamo di stimolare i nostri atleti sotto tutti i punti di vista, oltre che dal punto di vista tecnico, come abbiamo visto, i ragazzi seguono una preparazione fisica coadiuvata. Seguita dal nostro preparatore fisico e d'intesa con quelli che sono i protocolli tecnici che dobbiamo seguire, sempre in relazione al periodo dell'anno in cui ci troviamo. Ne approfitto per dire che questi protocolli sono anche nella sezione del sito PhilCamp Cares. Il nostro preparatore atletico Massimo Montecchiani ha preparato dei video con Michele Martina e quindi a breve potete anche consultare lì e allenarvi assieme a noi. Natalia Politano, Luca, un consiglio per una Rama Washi. Vabbè, diciamo che il Rama Washi mio è quello un po' più, la tecnica mia è un po' più famosa. Sono molto sciolto di anche, quindi riesco sempre a uncinare bene con la gamba dietro la nuca del mio avversario. Un consiglio è sicuramente la mobilità articolare, è una cosa su cui io lavoro tanto, però non lo so, è meglio, Cristiano lo sa, è una tecnica che non alleno nemmeno. Una tecnica che ho assimilato talmente tanto bene che mi esce, quindi ce l'ho mia ed automatica. Il consiglio è quello Ci si semplicemente nasce. di forse sì, cioè, forse ho questa, diciamo, questa abilità di essere molto sciolto di anca che mi permette di arrivare col calcio molto bene dietro la testa. È arrivata. Ogni webinar arriva la domanda sull'ansia e questa volta ce la porta Marco Corsaro. Buonasera, come viene gestita in fase di gara l'ansia o la paura? Fate tecniche di respirazione? Avete il supporto di psicologi o altro? Grazie. Quindi rispondo sempre io. Sì, vai Luca. Perché Sì, io gestisco la mia. io sono seguito da un mental coach che è Nicoletta Romanazzi e nello stesso tempo c'è anche Stefano Albano nella federazione e sì, ci aiutano comunque su questo punto di vista. Però posso dire, faccio gli esercizi di respirazione, ma non durante il giorno di gara. Durante la mia settimana, la mia preparazione, magari la mattina o la sera prima della gara. Diciamo che l'ansia a un certo punto, dopo tante gare, perché noi abbiamo fatto una miriade di gare, riesce a gestirla. Non è più l'ansia, emozione della gara, insomma. Diventa poi un'ansia, un timore di poter sbagliare. È quello che abbiamo imparato a gestire e con Nicoletta io sto imparando a gestire quel punto di vista lì. Poi si aggiunge l'ansia di se dovesse andare male di gestire Christian e quella è. È vero, è vero. E invece tu, Christian, non si parla mai dell'ansia dei coach, ma è importante dire che c'è, ovviamente, anche da parte vostra. Sì, sicuramente c'è, però in quei frangenti è opportuno quello che sia dentro. Il mio maestro mi dice sempre di non trasmettere ai ragazzi quello che ho dentro, per cui è opportuno rimanere lucidi e concentrati perché in quei momenti, in frazioni di secondo, anche il coach ha una bella responsabilità. In relazione alle Premier League o ai mondiali o agli europei, la scelta se chiamare o non chiamare un cartellino a volte sono scelte che vanno fatte in frazioni di secondo, valutando la terna arbitrale, il tempo, tanti aspetti. Per cui, se non si è abbastanza lucidi, se non si è abbastanza preparati anche a questi frangenti, diventa difficile da gestire una situazione del genere e si rischia di fare errori. Bene, e una domanda, mi descrivi Luca, Christian?
con un aggettivo, come vuoi. Buono. Buono. Troppo buono. Fai tu... troppo buono. E invece tu, Luca, come descriveresti Christian? Caduta della linea. No. Ci sarebbero tanti gli aggettivi, però la cosa che più rivedo in lui è la disponibilità. Se lo trovi in qualsiasi momento, in qualsiasi. Bene, e allora noi adesso vi vogliamo lasciare, salutare, e con delle immagini che sono praticamente delle immagini che vogliono augurare una veloce ripresa degli allenamenti, delle gare, di quello che è tutto il nostro mondo, che insomma ha voglia di ripartire. Giusto, Christian? Esatto, esatto. È l'augurio che facciamo a tutti, non solo alla nazionale, ma a tutti gli appassionati, tutti gli sportivi, tutti i praticanti di karate, di riuscire presto a riabbracciarci e a vivere queste emozioni che vedrete nel prossimo video il più presto possibile. Grazie, esatto, comunque della possibilità, grazie a tutto lo staff dell'ufficio stampa, disponibilissimo, dei grandi professionisti, e grazie alla federazione che ci ha dato questa possibilità, a me e Luca, di farvi vedere una giornata a casa di Luca. Una giornata grazie a casa di Luca. Grazie Cristiano Verrecca, grazie Luca. Grazie a voi, grazie per averci seguito, spero vi siete divertiti e avete trovato interessante quest'ora insieme a noi. Magari, perché no, magari ci vedremo di persona qualche volta, qualche evento lo faremo di persona dove ci potremo anche abbracciare. Assolutamente, ci diamo l'appuntamento ai prossimi webinar, avremo una settimana di stop e dopo ripartiamo con i nostri karate webinar firmati Filcam. Salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito e siete in tanti, vi invito di nuovo di lasciare un like se non l'avete già fatto e vi lasciamo con queste immagini. Ciao a tutti! Ciao! Ciao! Ciao.